buongiorno. Non siamo a Los Angeles e non è l'ingresso del Super Center Walmart per il Black Friday, ma siamo a Fano, nel quartiere di San Lazzaro, e questo è l'ingresso del supermercato Conad. Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Già, avete capito bene, un supermercato che sconta tutta la merce del 50% per il rinnovo totale del negozio ha scatenato tutto questo putiferio. Che morire! Scene che abbiamo visto solo in televisione provenire da oltreoceano, magari per accaparrarsi per primi l'ultima versione del più famoso cellulare al mondo o per mettere per primi le mani sui mega sconti del venerdì nero, ma che invece si sono verificate ieri, giorno di Pasquetta, in cui solitamente le città si svuotano, qui nel centro commerciale di San Lazzaro, dove la gente si è incolonnata per accaparrarsi le prime posizioni davanti all'entrata fin dalle 7 di mattina. Qualche spintone, qualche parola di troppo dettata dalla snervante attesa però non hanno compromesso l'operazione fuori tutto durata fino alle 13 e che ha fatto sì che l'80% della merce sugli scaffali finisse nei carrelli degli scatenati clienti. Siamo andati oltre le previsioni, veramente adesso non posso essere troppo preciso perché chiudendo le casse poi non abbiamo avuto tempo di controllare, ma secondo me 1500 scontrini li abbiamo fatti, un incasso incredibile naturalmente tenendo conto del 50% di sconto, ma è stata una giornata molto molto intensa. Tra l'altro a mezzogiorno abbiamo dovuto chiudere le porte per non far più entrare nessuno perché altrimenti la situazione diventava ingestibile. Parte anche dei vostre derrate è andata anche in beneficenza. Sì, naturalmente quello che è rimasto, chiusi 15 giorni non potevi portarti la merce fino alla riapertura, l'abbiamo donata alla Caritas e altre organizzazioni di volontariato per i poveri, comunque per chi ne ha bisogno. Dopo le invasioni barbariche degli avventori, alle 2 spazio alle squadre di operai per iniziare subito le operazioni di smontaggio delle strutture interne, per consentire così questa mattina lo sgombro dei materiali ed iniziare subito i lavori e le impiantistiche. Tempi serrati quindi, e fra 2 settimane ci sarà il taglio del nastro del nuovo Conad. Quello che vedremo sarà la versione di un negozio più aggiornata e più nuova secondo la filosofia della cooperativa bolognese. Faremo tutto nuovo, questo non è un restyling, questa è una ristrutturazione completa, dai pavimenti, rivestimenti, attrezzature, frigoriferi, tutto nuovo, quindi non rimarrà niente di vecchio. Io con una battuta ho detto solo i dipendenti, ma anche in questo caso non è proprio così, perché stamattina al Conad qui di Fano abbiamo organizzato un incontro, un corso per i nostri dipendenti per cercare di concentrarci su alcune cose che per noi sono fondamentali, che poi è l'accoglienza al cliente, il rapporto con i colleghi, con i capi di reparto, eccetera, eccetera, ma soprattutto l'accoglienza del cliente. Noi fino adesso abbiamo lavorato bene, ma vogliamo fare ancora meglio. Noi vogliamo avere un 10 dei nostri clienti quando vengono qua.